Bentornati ragazzi con un'altra puntata di Uncharted 4, fine di un ladro, ottavo capitolo, la tomba di Harry Avery, con voi Vincent. E siamo qui con Nathan Drake e Sam. Guardate intanto le tracce sulla neve, magnifico. Non lo sopportavo più e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Immagina cosa ti farebbe adesso. Non voglio nemmeno pensarci. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Guardate le pietre come cadono! Ho sentito brutte storie. E tu intanto vi sorpassi. Motivo in più per non avere rimorsi di coscienza. Eh beh, se non puoi romperti la schiena. Da un'altra parte. Andiamo da quella parte. Ok. Fatto. Dovrebbe reggere. Ah, bel colpo. Ok. Ehi. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline. Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Sta giù! Piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Un motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. Pensavo ci fosse. Fuori l'abbiamo fatto per un po', ma è un'area troppo estesa e se non sai dove cercare è come sparare alla cieca. O lanciare dinamiti alla cieca. Ti aspetti di trovare una lapide che reciti qui riposa Henry Avery? Beh, ne dubito. Non ha nascosto le sue tracce così bene per poi incidere il nome sulla pietra. Beh. Oh. Ci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Posizione invidiabile. Come apriamo la porta? Scommettiamo che... Sì. Ali. Dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? C'è stato l'ecco. Nel corso degli anni ho fatto esplodere di tutto. E dai. Cosa vuoi fare? Ancora non lo so. Sparare per uccidere.
Ah sì. Sali, wow. Hanno girato da quella parte. Tu non ci sali. Chi te lo dice a te? Ah! Nathan! Lo so, Nathan, ma che cavolo! Aspetta. Vabbè. Sì, andiamo prima che qualcuno venga a cercarli. Preferivo se non ci avessero proprio scoperto. Questo preferivo. Ci siamo fatti scoprire. Ah, ecco perché serviva. Forza, andiamo. Ok, adesso. Andate. A te. Posso agganciarlo. Fatto. Pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. Ecco. Hai visto? Hai poco stile. Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta. Arrivo. Dai, fai veloce, coccolino. Forza, spingimi. Forza, ti tiro su. Ci sei quasi. Holy. Grazie. Eccolo lì, il dormitorio dei monaci. È solo a un paio di salti da qui. Non portare sfortuna. Andiamo. Brucia un po'. Però di te. Tac. È troppo divertente. Va dove ti porta il denaro. Che ci dici? Ah, non è va dove ti porta il cuore. Va dove ti porta il denaro. Poi cos'è successo? Ha sedato la rivolta. Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta per i soldi, non avevamo più motivo di restare. E in generale? Ne è durato una notte. A me basta menare le mani. Perdo il colpo di stato. Non dirmelo. Tu vai a sinistra, io a destra. Dovrete fare di meglio, ragazzi. Cerchiamo di continuare così.
cosa. So che hanno riesumato qualcosa. Un momento. Malanima, ciao. Stato movimentata. Qualcuno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Infatti. Dietro quelle mura. Scende. Ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la ramanzina. Dovevo stenderlo. Quel tizio guida l'intera squadra. Hai idea di cosa ti potrebbe fare Nadine? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come pensi reagirebbe? Mi farebbe a pezzi. Esatto. Prendi fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. L'americano non si sta facendo molti amici. Beh. Ho visto. Eccoli qua! Ah, uè. Ma che è quest'arma? Ah, ok. In realtà dovevamo andare da questa parte. Sam! Di qua! Ma la faccio che tieni. Oh, sal da qua. Sali, madonna. Mo stavo a dire tutte le fatiche che ho fatto. Ah, e già si vede la prima lapide. Siamo già... Siamo quasi arrivati. Oh, 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 oh. Cazzo. L'ha fatto lui? Lo farò anch'io. Hai mai provato il bungee jump? No, ma questo è sicuramente meglio. Ok. Dunque, è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. Ugh!
Boss. Accidenti. Guarda che posto. Benvenuto al dormitorio di Sandisma. Bellissimo. Beh, non proprio. Cerchiamo la tomba. Come la pergamena della croce. Maledate, no. Beh, una in meno. E altre 1000 da controllare. Ok. Sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. No, non è la tomba che stiamo cercando. Questa non ha il teschio e le ossa incrociate. Già. Vabbè, ci dobbiamo dare da fare. Dobbiamo darci da fare. Tempus edax rerunt. Il tempo divora tutto. C'è solo gente allegra qui dentro. Niente spade. Non è questa. Pareva che stava scritto Parvis. Cioè, Parvismania. Proviamo questo. La data è corretta, ma le spade sono rovesciate. È quella sbagliata. Grande. Oh, proviamo a vedere qua sopra. Mancano il teschio e le ossa. Bella croce celtica, ma non ci interessa. Infatti. Proviamo a vedere questa. Boh. Qua perché sta il teschio. Spade, le spade. E anche l'anno. L'anno corrisponde. Sam, vieni. Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Pseudonimo di Avery. Ora il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... di profilo. Di profilo. Grande. Davvero grande. Un bel passaggio. Allora, te la senti? È da parecchio che sono brutto. Vediamo che abbiamo qui. Gesù, Tisma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah. Avery aveva un debole per Santisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo. Che cos'è? Specie di lanterna. Ehi, ciminiera, qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Giusto, ben detto. Beh, niente male. Ci arriva dall'altra parte della parete. Forse dovremmo far coincidere. Bene, diamo un'occhiata. Posso orientare le luci? Questo sì che mi piace. Ehi, guarda un po'. Sembra a posto. Vabbè, se non lo faccio io. Tanto si è fatta la... Wow, colleghi. Così va bene. E ora questa. Thank you.
sì. Ok, vediamo che succede. Apriti, sì. E voilà. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, è una caverna. Lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Beh, non facciamolo aspettare. Merda. Hanno aperto l'ingresso di sopra. Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Forza, ti faccio strada. No, perché qua devono andare avanti. C'è un'altra parte. C'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. Sotto la croce in alto. È lì che Avery ci vuole portare. Beh, Avery ordina, noi obbediamo. Ehi, Sully. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci.
sento. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa casa. Nessuno vuole un altro caso a Port Mosby. Evita di parlarne, visto che non c'è. La gente denuncia massacri inesistenti solo per fare scalpore. Non vogliamo quel tipo di pubblicità. Non ci serve la concorrenza di altre compagnie rivali. Sai che c'è? Ne parlavi tu. Ho detto lascia perdere. Come vuoi. C'è uno dei nostri! Non siamo soli! Poniamoci a griglia! Penso che non ci lasceranno mai in pace. E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più. Andiamo, forza, ti aiuto a salire. Ok. Accidenti. Riesco a prenderti. Sì, aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Ehi, ho trovato qualcosa! Ecco, fatto. Quanto pesa? Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti! A salire. Reggerà persino il tuo peso. Ah, grazie. Dici che l'hanno costruita ai monaci? Impossibile. Sembra un sistema di carrucole. Sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa. Come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme. Romanticone. Di qua! Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea! Attento quando svolti l'angolo! Arrivo! Che spasso! Speriamo regga. Raggiungo da qui. Perfetto.
sento più le mani. Forse tutti quegli anni a Panama hanno la circolazione. Ah, tranquillo. Peggiore dei casi perderai le dita. Forse è per questo che ne abbiamo 10, giusto? Aspetta! Ti aiuto a salire. Andiamo! Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai 5 anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Esatto. Perfetto. Avvicinando al Reef. Lo so. Differenza di voi rettili o il sangue caldo. Un momento. Cos'è stato? Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Ehi, attento. Potrebbe diventare instabile. Mercenari. Ad Arif non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. E se fosse l'unico supporto a reggere il tunnel? Io chiederei scusa. D'accordo. Visto? Tutto liscio. Sì, per una volta. Sembrano robusti? Abbastanza. Ehi, qui può essere pericoloso. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta.
la tempesta peggiora, a che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po', non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò alzato. Va bene, ci sentiamo dopo. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di San Disma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Credi. Vieni, guarda qui. È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Beh, prova a tirarla. Cosa? E se è una trappola? Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Dai, forza, tira. Un uncino. Ok, proviamo. Maledetto uncino. Ehi, era pulito. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo sì. Non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Meglio andarsene qui. Per te chi sono? Allora, gli uomini eretti, capitolo 9. Quindi noi ci vediamo con il prossimo capitolo, ragazzi. Il nono capitolo. Mettete un bel mi piace, commentate per dire la vostra. E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella, ragazzi.